Decimo capitolo, ragazzi, una sola via d'uscita adesso, dopo che abbiamo avuto un capitolo dove ci siamo, possiamo dire, rilassati, perché era esplorazione puzzle, praticamente un quarto d'ora per un puzzle. Adesso comincia la guerriglia vera e propria, perché abbiamo sentito sul finire dell'episodio scorso rumori, chiamiamoli molesti, e sicuramente usciti di qui ci aspetterà qualcosa, ma sicuro, raga. È già troppo che non incontriamo gente come loro. Esatto. Dividetevi! Ma anche dove cazzo vado adesso? Trovateli! No, seriamente, dove cazzo vado? Ma poi quell'altra, cioè, sta lì e che fa? Anche perché, come ben potete notare, altre strade non esistono. Il problema è che con una visuale così occultata è anche difficile. Cioè, io esco fuori. Hey! E vengo scoperto subito. Una merda. Si sono già imbattuti in Jeff e Elena. Dobbiamo tornare subito all'entrata. Capito, ma se di qua non ci vedo, come cazzo faccio? Cioè, guardate quella mira che c'ho. Che poi è anche una cosa abbastanza realistica, perché uno vedrebbe veramente così. Non provarci. Non camperare, Nate, non camperare, non camperare. Ah, oddio. Aspetta. Aspetta. Ok, ce la farei fuori, cecchino man. Ok, cecchino man è uscito dai coglioni, ma abbiamo un altro problema, che non abbiamo proiettili, stranamente. E io non credo che questi siano finiti qua dopo questa mini ordata di persone, perché possiamo veramente considerarla mini. Però a me servono munizioni. E, insomma, già queste. A essere onesti, è qualcosa. Buono. Bene. 20 di pistola. Dobbiamo tornare all'entrata. Vaffanculo. Te e il game over. Vaffanculo. Altri? Ovviamente 46 caricatori, ma vabbè, neanche a parlarne. Sono lassù! È qua dove cazzo mi nascondo? Si sta nascondendo, sparatelo! Qualche munizione l'ho presa. Anzi, forse è meglio fare il percorso. Grande così. Grande così. Ma questi sono tutti a munizione per la pistola, fatemi capire perché. No, perché fai così, Nate?
Bello in testa. Bastardi che si spostano all'ultimo, eh. Donna, la precisione non è proprio di casa, eh. Preso. Ok, cambio arma. Vieni qui che ti vizio. Forse. Forse. Oh, ho preso. Dobbiamo sbrigarci. Andiamocene da qui, ciccia mia. Sai, fosse una cosa fattibile così su due piedi, direi sì, ma invece va ragionata. Non è che... La capriola mi fa morire, raga. In arrivo! Ma vaffanculo. Merda. Praticamente se premi cerchio correndo ti fa la capriola. Però se lo fai stando fermo... Beh, non male. L'antisommossa. Godo. Se lo fai stando fermo, dicevo, si nasconde. Almeno quello. Però Chloe combatte, eh. Non è una stupida. Ma lo sappiamo già perché. Ripeto, per chi ha giocato capitoli successivi. Lo sa benissimo. Però qua la K c'ha più munizioni, non è da fare. Io fallo ci ho provato, ma... Se mi dai scarsi risultati, io non so che dirti. Aspetta che c'era una granatella qui. Ok. Minchia, ma è così lunga la strada che abbiamo fatto all'andata? A me è che il capitolo scorso l'ho giocato tipo 5 giorni fa, però... Da sto bastardo! Così è deciso. Va bene. Testa. A posto. Dov'è il coglione col... Bello che ci vede pure. Ah, per l'amor di Dio. Chloe, devi attirarlo te. Io devo raggirarlo. Se no... Da sto stronzo! Chloe, ma fai qualcosa! Ok, meno uno. Tra un po' meno anch'io. Ok, buono. Te che munizioni c'hai? Lo scudo non mi serve. Mi piacerebbe, ma al momento non è proprio la cosa più utile al mondo. Anche se ringrazio il gioco per l'offerta. Ringrazio il dottore, ma rifiuto l'offerta e vado avanti. Occhio! Ovviamente ha avuto effetto o no? Oh, mandassi un colpo a segno, eh. Brava Chloe. Brava. Godo. Almeno mi ha ridato qualche colpo. Direi che è quasi finita, dai. Oh. E che cazzo. Invece no. Abbiamo ancora visite. Te credevi, eh? Te credevi che non fossi pronto. Ah. Le basi, ragazzo, le basi.
No, però sinceramente non mi ricordavo il tragitto fosse così lungo. È vero che se lo fai magari combattendo risulta più lungo. Adesso c'è la chiesa. Adesso c'è la chiesa. Attenzione. Tempio quello che è. Là! Hai chiuso. Eccolo. Pistola a pompa. Allora, devo provare. Oh, se lo cogli però fa. Minchia. Cominciamo. Però anche è vero che non la posso tenere per sempre perché c'ha 6 colpi. Ecco a che serve la pistola a pompa. Ok. Nate, allontanati da lui. E lui lo facciamo fuori. Non è un problema. Oh, fall. Lui che pomperci ha, vabbè, il MOS 12. Sono finiti. Fucilino. Sapevo sarebbe successo. Sapevi sarebbe successo, però intanto eri sono qui anche un'altra volta. Ah, abbiamo visitine. 50 nel mirino. Trofeo bronzo, vabbè. Direi che ho ucciso 50 cecchini. In arrivo! Vabbè, la sei stronzo, eh. Proviamo una certezza che Chloe non la puoi uccidere. Anzi, non può essere uccisa perché io non la vorrei uccidere, sinceramente. Ok, un altro cecchino fuori. Così sono 51. Grazie di averci tenuto il conto gioco. Ah, ops, esplodi, che peccato. Ok, abbiamo un problema. Solo 18 proiettili è il problema. E quindi dobbiamo andare a recuperare qualcosa per forza. E questo è già qualcosa. E questo è più di qualcosa. Si può fare di più, si può fare di meglio. Però, intanto, ci si accontenta. Questo è un fucile di precisione che però non ci serve. A me serve un'altra arma corta, però. Però intanto 65 non si buttano via. Ok, questo è palesemente un The Last of Us decorato in stile Uncharted. Meglio muoversi. Aia, abbiamo un ferito, signori. Sto bene, vediamo. Ok, te la caverai. Ok, riesci ad alzarti? Penso. Ok, dai, no. Ti aiuto io. No, 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 lasciala. Tanto è andata, ci siamo. Nate. Sta bene, vero capo? Ok, apri quella porta. Non ce la farà mai, dobbiamo lasciarlo. Cosa? No! Apri quella porta, ci farai ammazzare tutti! Ok, amico. Ricompensa sbloccata, è capitolo 11. Ah, capitolo 11 subito apre così. Aspetta.